La città di Caltagirone rivive lo spettacolo degli arazzi luminosi, o meglio dell'illuminazione della tradizionale scalinata di Santa Maria del Monte, che con i suoi 142 gradini ospita oltre 4.100 coppi realizzati in carta con olio d'oliva. Caltagirone rivive dunque lo spettacolo degli arazzi luminosi. Sono 4.100 i coppi che lungo i 142 gradini della scalinata di Santa Maria del Monte danno sfogo al disegno che per quest'anno è dedicato a Papa Giovanni Paolo II. Siamo molto contenti di essere capitati a Caltagirone proprio per assistere a questo evento a livello mondiale, unico nel mondo. Per me è una cosa mai vista, perché io vengo dall'Africa e Costa d'Avorio che non esiste questo qua, questa meraviglia qua. Quindi io sono proprio sbalordito di tutte queste meraviglie. Cioè, non ho mai visto delle scale così lunghe con decorate così belle. Mi piace molto come è fatto tutte queste decorazioni anche sotto gli scalini. Vorrei ringraziare molto chi l'ha fatto. Mi piacciono i colori che rappresentano la bandiera d'Italia e anche la forma. Mi è piaciuto molto. Molto bello. Ho visitato questa bellissima scalinata, è molto bella e rappresenta tutte le. È formata da molti colori che colpiscono all'occhio. Sono da Ragusa a Caltagirone per assistere a questo spettacolo. Sì, per assistere, poi abbiamo i nostri amici e gli stiamo facendo conoscere un po' le bellezze della nostra terra e sono rimasti veramente contenti perché è veramente bella Caltagirone, un po' dobbiamo fare ancora altri giri. Spero che si trovino bene e ritornino a vedere la nostra bellissima terra. E noi attraverso la sua voce ne approfittiamo per fare da ponte tra Caltagirone e la provincia di Ragusa e poter salutare tutti voi. Ok, salutiamo tutti, spero che vengano molto più spesso i turisti, non parlano solo di cose brutte della nostra terra perché ci sono veramente belle cose da vedere e alla fine siamo tutta brava gente. L'evento riproposto dopo le festività patronali in onore di San Giacomo consente a turisti e visitatori di poter rivivere la composizione scenica di questi 4.100 coppi alimentati da olio d'oliva. Originale perché non tutti hanno questa possibilità di vederlo, questo spettacolo. Siamo da 48 anni fuori, comunque tutti gli anni siamo qua. È sempre una bella emozione, è anche piena di gente, bisogna venire presto per prendersi un posto in prima fila perché sennò è difficile vederla, bisogna aspettare non l'accensione ma più tardi. Dopo una lunga notte di lavoro si passa alla fase dell'allestimento finale, allestimento che viene curato dalla famiglia Russo che si tramanda da generazione in generazione. Sono quattro le generazioni che sino ad oggi si sono tramandati questo lavoro. Bene, incolliamo la carta, la coloriamo, e dopodiché viene incoppata di sotto, poi riempita con la sabbia per renderlo pesante, per non farlo volare quando c'è il vento, poi viene sistemata dentro una lumiera di terracotta, uno stoppino in cotone con filamenti di cotone e poi l'ultima retta prima dell'accensione mettiamo dell'olio di oliva, extravergine di oliva, per dare un'accensione che dura 2 ore. Quante persone lavorano per comporre questo allestimento? Per comporre l'allestimento siamo in 24 sulla scala. Abbiamo 10 portatori, 6 che mi stirano il disegno, perché chiamato così noi lo chiamiamo la stirata del disegno, e altri 7 che fanno lo stoppino, che sono quelli della famiglia, facendo lo stoppino per dare una buona accensione e una buona durata al disegno, all'illuminazione, per fare durare 2 ore questo disegno. Le colorazioni sono 3, bianco, rosso e verde, tradizionalmente oppure no? No, tradizionalmente sono bianco, rosso e verde. Ogni tanto c'è stato l'ingegnere Montalto che con i suoi 38 disegni ci ha arricchito una bella collezione di disegni che sono fra i più belli. Ha aggiunto qualche volta anche il turchese, assieme a Giuseppe Alice, l'autore di questo disegno, che qualche volta ha fatto pure un po' di turchese.
Però noi, dopo 140 anni di esperienza che ci hanno tramandato i nostri avi, ci riusciamo abbastanza bene, con facilità, e per noi è un piacere enorme. Fabrizio Brillantino è uno degli artisti di Caltagirone che lavora la ceramica. La scala ogni anno si presta sempre con disegni nuovi, ma è sempre un elemento di attrazione per i turisti. Sì, io dico che questo è un momento magico che ci regala la scala Santa Maria del Monte con i suoi 142 gradini, con tutte le alzate in maiolica realizzate dai maestri ceramisti di Caltagirone. Ecco, oggi Caltagirone possiamo dire che si veste di festa con tutti questi coppi che la sera si illumineranno e daranno vita a quest'immagine spettacolare che praticamente sarà quella dedicata al Papa Wojtyla. Parola passa ai rappresentanti delle istituzioni comunali, il vice sindaco di Caltagirone, nonché assessore al turismo, Alessandra Foti. Oggi la città meta di tanti turisti per uno spettacolo unico e suggestivo nel suo genere, ma che viene riproposto dall'ente comune dopo il 24 e 25 luglio. Sì, oggi 14 e domani 15 agosto si rinnova la magia della scala illuminata. Quest'anno, come vedete alle mie spalle, il tutto è dedicato a Giovanni Paolo II, perché noi il 14 e il 15 agosto la scala la allestiamo in onore alla Madonna, e Giovanni Paolo II il suo motto aveva Totus Tuo, dedicato proprio alla Madonna. Ed ecco che lungo la nostra scalinata, in onore a lui e alla sua beatificazione, questa splendida immagine realizzata da Giuseppe Ales. La magia della scala illuminata riesce appunto a catalizzare attorno alla nostra città tantissime persone. Sono tante quelle che vengono anche durante il giorno per vederne la bellezza dei coppi non ancora accesi. Questi coppi poi da loro stessi, da tutte le persone, sono a centinaia che salgono lungo gli scalini stasera per accenderli, e poi man mano andando via loro si vedrà questo splendido razzo di luce che rischiare, che illumina la nostra città per ben 4 volte all'anno. È uno spettacolo particolare, sicuramente unico nel panorama nazionale, ma penso anche nel panorama internazionale, perché una scalinata con 143 scalini e circa 4.000 coppi tutti accesi a mano è difficile da vederla realizzata. Promosse sul fronte del turismo, l'amministrazione comunale di Caltagirone orbita su due distretti turistici, il distretto del sud-est e il distretto di Morgantina. Due motivi in più dunque con il vice sindaco Alessandra Foti per scegliere Caltagirone. Sì, Caltagirone ha questa posizione potenzialmente strategica di essere a cavallo tra il distretto del sud-est, del quale facciamo parte, essendo Caltagirone un centro riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, e l'altro è il distretto della Venere di Morgantina, che vede Caltagirone protagonista insieme ad Enna, da Idone a Piazza Armerina, quindi un circuito diverso che parte dalle ceramiche e dalle bellezze storiche di Caltagirone per la villa del Casale di Piazza Armerina per giungere dalla splendida dea di Morgantina. Il contesto urbanistico e architettonico del centro storico è l'ultimo elemento che analizziamo col sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro. La galleria Luigi Sturzo, addobbata con luci a tricolore, arazzi anche nel municipio, e poi i 142 gradini della scalinata di Santa Maria del Monte. Il sindaco di Caltagirone, Francesco Pignataro. Ma stasera qui in piazza abbiamo avuto turisti provenienti da diverse parti d'Italia, anche dall'estero, e mi piace anche ascoltare le loro valutazioni, i loro suggerimenti, le loro impressioni, perché chi risiede in una città spesso la vive in maniera più distratta, e tutti mi hanno raccontato della bellezza di questo evento, della sua originalità e della sua capacità di evocare suggestioni e di coinvolgere il pubblico. È un evento appunto che vuole raccontare la bellezza di Caltagirone, la vuole raccontare al mondo, la vuole trasferire ai nostri figli, proprio perché in momenti difficili come quello che stiamo vivendo, raccontare la bellezza ha un valore estetico, ma anche un valore etico, ha un valore di impegno che deve riguardare tutti, che deve riguardare i nostri padri che si sono impegnati perché quello che noi siamo lo dobbiamo a loro, e deve riguardare noi. E quindi all'insegna della tradizione, ma anche all'insegna dell'innovazione, questa città spero nei prossimi anni potrà continuare a portare alto quest'idea della bellezza. Infine, per concludere, attraverso le nostre telecamere è possibile raggiungere tutti i siciliani nel mondo.
il richiamo delle proprie radici, il richiamo della propria storia è molto forte. Io mi auguro che queste immagini che vi stanno raggiungendo possano in qualche modo, sia coloro che sono nati a Caltagirone, ma anche tutti gli altri siciliani e meridionali, possano raggiungervi per dirvi che in qualche modo la Sicilia continua a testimoniare anche il meglio di se stessa, continua nei suoi racconti che sono appunto la ripresa delle tradizioni del passato, continua a testimoniare la grandezza di quelle radici che voi vi portate dentro il cuore. Ecco, io mi auguro che negli anni futuri molti di voi hanno la possibilità di ritornare con i figli, con i nipoti, perché rinverdire le proprie radici significa anche rafforzarsi nella propria identità, vivere i processi dalla complessità di un mondo così vario, complesso ma per certi versi unificato, ma viverli anche nella differenza dalla propria storia che deve diventare valore di inclusione sociale. Auguri a tutti.